per noi è molto importante passare da quella che può essere un'abitudine sana a una visione sana, e quindi una realtà che in qualche maniera ci deve vedere un po' tutti, in senso, come dire, più ecologico, perché abbiamo bisogno di avere armonia, di stare in una condizione, diciamo, di maggior rispetto di noi e dell'ambiente stesso, e il carcere può essere una partenza. Ad Arezzo la raccolta differenziata del porta a porta si allarga anche al cella a cella. Il carcere aretino di San Benedetto infatti è uno dei primi ad introdurre il riciclaggio anche nella vita detentiva, grazie ad un accordo tra Comune Sei Toscana e direzione della casa circondariale. Noi siamo già impegnati da tempo per quanto riguarda la carta, i cartoni, il legno, eccetera. Ci mancava proprio la divisione, no? la selezione dei vari tipi di rifiuti. Nei prossimi giorni dunque Sei Toscana consegnerà all'istituto il kit e in un secondo momento detenuti e personale seguiranno alcune lezioni effettuate dai tecnici del gestore. Entreranno i bidoni, diciamo i bidoncini a dire il vero, separati per quanto riguarda per esempio le celle da una parte, che noi chiamiamo stanze, poi ci sarà una differenziata per quanto riguarda gli uffici, ci sarà una differenziata per quanto riguarda le mense. Questa, come dire, fusione con la città e questo scambio di buone prassi, di corrette relazioni sul piano formativo ed educativo per noi è fondamentale.